visita insieme possiamo. Innanzitutto vi ringrazio per essere venuti. Nel comizio di questa sera parleremo di noi, chiariremo degli aspetti, soprattutto riguardanti l'acqua, con la tranquillità che ci contraddistingue, senza odiare nessuno, perché qui odio non ce n'è per nessuno, ma quello che ci ha unito è l'amore per questo paese. Forse qualcuno vuol far passare questo concetto che noi odiamo qualche persona oppure odiamo qualcosa. Noi abbiamo amore per questo paese e ci siamo candidati per l'amore che abbiamo per questo paese. Bravo. Poi in campagna elettorale magari i toni si possono fare accesi, può scappare qualche parola di troppo, ma sempre nel rispetto delle persone, perché noi abbiamo rispetto delle persone, in primis degli avversari e poi di tutte le persone. Il rispetto è la base della competizione elettorale. Bravo. Bene, questa sera incomincerà la maestra Maria Sorrenti, che accoglierei con un applauso. Un applauso lo so. Prego Maria, a dopo. Buonasera, è veramente un grande piacere essere qua. Ci tenevo particolarmente a parlare sulla piazza di Acconia perché, anche se insegno da tanto tempo, sono stata ad Acconia a Ferraiuolo, però tanti non mi conoscono e quindi è un modo anche per farmi conoscere, per parlare un pochino di me stessa e soprattutto del nostro programma. Io non potevo dire no ai tanti cittadini che mi hanno chiesto di essere presente in questa tornata elettorale. Non potevo voltarmi da un'altra parte rispetto ai problemi sempre più gravi che affliggono la nostra comunità. Non potevo dire di no al dottore Serrao, che nel tempo ho potuto apprezzare e stimare, ritenendolo capace di guidare un percorso di riscatto di questo paese sempre più avvilito e mortificato. È la quarta volta che io mi presento chiedendo il consenso della popolazione curinghese. In molti me lo avete già dato, io ringrazio veramente tutti. La mia esperienza risale a circa 12 anni fa. La prima volta che ho preso il microfono in mano mi sembrava di svenire e stasera mi tremano lo stesso le gambe, non è che è cambiato niente. Grazie. In quell'occasione mi fu affidato l'assessorato ai servizi sociali che era praticamente tutto circoscritto in un ufficio. E non avevo nessuna esperienza, sinceramente ve lo dico. La cosa mi ha spaventata, mi ha creato un sacco di ansia e di problemi, però mi sono messa a studiare, mi sono messa a girare negli uffici vari e gli uffici stessi sono diventati la mia casa. Qualcuno mi diceva: ma tu un tuo comune o lì e tutti i mentisti? Perché praticamente quando uno ci tiene alla propria comunità, al proprio paese, non bisogna essere tuttologi, avere esperienze. L'importante è avere l'umiltà, la voglia di fare, perché poi tutte le problematiche si possono superare. E vorrei, prima di parlare di programma, parlare di alcune iniziative che sono state fatte in quel periodo, iniziative che ancora oggi ci sono e ne sono veramente soddisfatta. Ne parlo soprattutto ai giovani che forse non mi conoscono e che in quel periodo erano ancora ragazzi di 13-14 anni. E vi voglio ricordare praticamente il pullman per Caronte. Sembra niente, no? Dice: ma che cos'è il pullman per Caronte? Eppure il pullman per Caronte è stata una situazione che è stata pensata in quel periodo e che ancora funziona. Tante persone anziane, tante persone che hanno difficoltà godono di questo servizio che ogni anno viene riproposto e ne sono veramente contenta. Inoltre è stato acquistato, se ricordate, il pulmino per diversamente abili, che per un periodo praticamente ha trasportato sia diversamente abili e poi è stato utilizzato anche per il trasporto di altri ragazzi. E la cosa che mi preme sottolineare è anche il servizio civile che è stato portato qui in questa comunità,
che ha visto durante il mio percorso di assessore lavorare 36 ragazzi, non pochi, 36 ragazzi che hanno condiviso con me esperienze di tutti i tipi, dall'assistenza agli anziani alla protezione civile, all'animazione, alla ludoteca, eccetera. E vi garantisco che sono delle esperienze molto molto importanti che formano i ragazzi e che spero possiamo riprendere. Anche le gite per anziani, sono state un'iniziativa di allora e sono contenta che queste gite ancora continuino e portano un pochino di sollievo alle persone che durante tutto l'anno magari non escono, è quello momento per socializzare e per stare insieme. Abbiamo organizzato per la prima volta il servizio a domicilio, cioè dalla casa di riposo partivano i pasti per gli anziani che non potevano praticamente cucinarsi per varie problematiche, anche questo è stato un successo. E tante tante altre iniziative. Un'altra che veramente ho a cuore è l'asilo nido. L'asilo nido è stata una creazione, una scommessa. Con soli 25 euro è stata creata, non so se qualcuno di voi lo ricorda, l'asilo nido La Coccinella, nella scuola primaria praticamente, nella scuola dell'infanzia, scusate, due stanze un pochino anguste, ma se non ci fosse stata quell'iniziativa con spirito di sacrificio, sicuramente l'asilo nido che c'è oggi non ci sarebbe potuto stare, perché praticamente diciamo che quello è stato l'embrione per la costituzione di questo nuovo asilo nido e ne sono veramente soddisfatta. Ho fatto questa promessa perché ho detto che è necessaria per i giovani elettori, per dare speranza a loro e a tutti e per far capire che volendo si può arrivare in qualsiasi posto. Il passato, per quanto passato, può essere utile per il presente e per il domani, dando parametri di valutazione in positivo e in negativo. Tornando al presente, mi piace di parlare delle cose da fare. E voglio completamente ignorare gli attacchi e le bassezze che a più riprese si sono sentite. Troppe, troppe, troppe. Però una me la consentite, vorrei fare una denuncia per far capire a quali livelli si sono stati raggiunti in questa campagna elettorale. Una mia cara amica, amica veramente da anni, è una mia convinta elettrice, è venuta da me, mortificata, con la mortificazione nel cuore, per dirmi che domenica non mi potrà dare il voto. Deve votare diversamente, pena il licenziamento del figlio. E non sto dicendo una bugia, è verità. E allora io dico che siamo al puro e semplice ricatto. È questa l'idea di futuro? Lo domando a voi, è questa l'idea di futuro? Noi abbiamo un'altra idea di futuro e soprattutto vogliamo lavorare per l'emancipazione e non per il ritorno al Medioevo. Ritengo gravissimo che nel tentativo di rattaccare una manciata di voti si metta a repentaglio la salute della popolazione mentendo sullo stato della potabilità dell'acqua, di cui poi vi parleranno gli altri candidati. Ormai siamo agli sgoccioli della campagna elettorale, che è iniziata già da tempo, ma in questi ultimi giorni il periodo è il più duro. Si corre, si studia la situazione, si entra nelle case cercando di carpire un voto. Magari lo fa chi per anni non si è mai visto nel paese. Ritengo che bisogna seminare sempre prima per poter poi sperare in un buon raccolto. Ritengo che bisogna essere sempre presenti sul territorio, ascoltare i problemi della gente, sempre, non di determinati e interessati momenti. Nelle campagne si semina a novembre per poi raccogliere le messe a giugno. Il voto non si raccoglie all'ultimo minuto con una promessa o altro, il voto si conquista vivendo il territorio a 360 gradi. E io amo questa mia comunità, amo le sue strade, amo i suoi odori, amo la mia gente. Il mio senso di appartenenza a questo territorio valica i confini del normale, di questo ne sono sicura, altrimenti non sarei ancora qua, a rimettermi in gioco, a cercare di lottare con le unghie e con i denti per ridare dignità a questo territorio che sta perdendo il suo essere paese, che si sta lentamente spegnendo e che vede i nostri giovani partire per non tornare, che vede tante case chiuse, che vede le sue splendide vie abbandonate, che spesso è immerso nel silenzio,
Un silenzio che sa di resa, di rassegnazione. Non lo posso permettere, non lo dobbiamo permettere, perché abbiamo tutte le potenzialità per far rivivere alla grande questo nostro territorio. Mettiamo insieme le forze, le capacità, le competenze per risalire la china. Riteniamo sia fondamentale che l'individuo e la famiglia siano al centro dello sviluppo sociale e culturale della nostra comunità. Noi metteremo in campo tutte le nostre forze per migliorare la qualità e la quantità dei servizi che il Comune deve prestare ad ogni singolo cittadino e in particolare agli anziani, ai bambini, ai disabili e a tutti coloro che vestono in stato di bisogno. In una parola, a tutte le fasce più deboli e svantaggiate. Questo sarà un nostro dovere, perché è un vostro diritto, perché siamo cittadini e non siamo sudditi di nessuno. Purtroppo spesso i diritti vengono elargiti come favori. Per evitare questo vogliamo una comunità che rispetti gli anziani e che li consideri una risorsa. Con l'avanzare dell'età ogni persona costituisce un patrimonio di conoscenze, di esperienze, di vissuti personali, familiari e sociali che si traducono in cultura da trasmettere, da tramandare e da comunicare. Pertanto è nostra intenzione coinvolgerli nella vita quotidiana, avvalendoci del loro apporto in servizi come quelli dei nonni vigili, che sorvegliano in modo discreto ma efficace le aree di gioco dei bambini, le entrate e le uscite dalle scuole, le aree pubbliche maggiormente frequentate dai ragazzi. Ci proponiamo quindi di rafforzare l'assistenza domiciliare, incrementare l'assistenza familiare con l'attivazione del servizio mensa, della lavanderia, della spesa a domicilio attraverso i raccordi con il volontariato e con la società di servizi di cui vi parlerò fra poco. Sostenere e ampliare il servizio di telesoccorso, continuare a fornire e migliorare i servizi esistenti, centro prelievi, trasporto per le cure termali, momenti di aggregazione attraverso l'organizzazione di gite, estendendole però a tutte le zone, a tutte le contrade. Promuovere azioni di sostegno in sintonia con i gruppi di volontariato presenti sul territorio, riaprire la delegazione comunale, migliorandola ed il CUP. Ed il CUP è quindi praticamente un lavoro di sinergia con Frigia, che già ha fatto tanto anche lui per i servizi sociali. Mi preme anche questo punto, la valorizzazione del ruolo e dell'importanza della donna nella nostra comunità. Perché oggi, troppo spesso, il termine famiglia rappresenta un'elegante metafora per dire donna, costretta troppo facilmente com'è ad essere equilibrista tra i vari ruoli a lei richiesti, lavoratrice, moglie, mamma, figlia. Per questo ci proponiamo di potenziare il servizio d'ascolto che informi sull'opportunità di imprenditoria femminile, ampliare le strutture di servizi all'infanzia in modo da facilitare la conciliazione della vita familiare e migliorare la qualità della vita, aiutare il reinserimento delle donne nel mondo del lavoro, fornendo supporto per la stesura del curriculum, orientamento, ricerca, concorsi, eccetera. Una maggiore attenzione verrà dedicata ai bambini, che sono i cittadini di domani, garantendo un paese più pulito e più sicuro. Riorganizzeremo e riattrezzeremo le aree gioco e le renderemo più sicure e sorvegliate. Sarà promossa la partecipazione dei bambini a progetti di carattere ambientale, di conoscenza e riscoperta della natura, di incontri, gemellaggi e scambi di esperienza con altre città. Apertura della ludoteca che accoglierà bambini dai 10 ai 12 anni e costituirà un supporto per la famiglia in orario extrascolastico. Essa avrà scopi educativi e socializzanti e costituirà uno spazio di ritrovo con funzioni ricreative, di apprendimento e culturali. Ci si rapporterà positivamente con gli oratori parrocchiali. Particolare attenzione verrà dedicata ai giovani, affinché trovino motivazioni per non andare via, affinché abbiano la possibilità di vivere nella propria terra il proprio futuro. Assieme a loro saranno individuate le problematiche e le strategie più opportune per soddisfare le esigenze.
Lo sportello Informa Giovani potrà costituire un utile punto di riferimento per occasione di lavoro. Verrà ripreso il servizio civile, che consentirà a questa fascia della popolazione di vivere un'esperienza di volontariato, occupandosi di varie tematiche riguardanti la comunità. Gli edifici di proprietà comunale, i polivalenti, adeguatamente ristrutturati, verranno resi disponibili per le iniziative da loro promosse. Ma effettivamente noi abbiamo un grande sogno. Leggendo le esperienze che si sono concretizzate in realtà territoriali simili alle nostre, abbiamo l'intenzione di lavorare per la realizzazione di una società partecipata, ossia una cooperativa sociale formata da giovani con la compartecipazione del comune e che si occuperà di tutti i servizi comunali. Tale società quindi si occuperà di mensa scolastica, servizi ad anziani, bambini e disabili, cura del verde, ma soprattutto di ambiente e quindi della sua salvaguardia. A Curinga la raccolta differenziata, invece di aumentare nella sua percentuale, sta diminuendo vertiginosamente. Dal 65% iniziale siamo scesi al 45% circa. Ci prefiggiamo di attuare una seria raccolta differenziata che porti positivi riscontri economici nel nostro comune, anche grazie a questa società di servizi. Giusto per fare un esempio, vi voglio dire che da tempo seguo con interesse un'esperienza che stanno portando avanti nel comune di Pomezia, che consiste nella creazione di un albo comunale compostatori. C'è un elenco di utenti che dichiarano di trattare in modo autonomo i rifiuti compostabili, cioè l'umido, secondo le disposizioni dettate da un regolamento comunale. Chi segue tale regolamento ha diritto alla riduzione della tassa sui rifiuti. Questa ed altre utili iniziative si potranno realizzare semplicemente lavorando e guardandosi intorno. Sarà nostra cura appoggiare le attività del volontariato e del terzo settore nel loro insostituibile ruolo di solidarietà e di aiuto alle fasce deboli della popolazione. E consentitemi, una particolare attenzione verrà dedicata alla scuola. La nostra scuola, scusate, da quella dell'infanzia fino alla secondaria di primo grado, ex scuola media, riveste un ruolo fondamentale nella comunità. Essa forma i cittadini di domani. I nostri ragazzi sono splendidi, attenti, entusiasti e pronti per essere plasmati, avviati e guidati. Gli insegnanti sono validi e responsabili. Da questa scuola sono uscite ed escono menti eccellenti che si sono affermate e si affermano quotidianamente con successo in tutti i campi. Siamo fieri di tutti voi ragazzi. Insegnanti, alunni e genitori meriterebbero ambienti più sicuri e più confortevoli perché la manutenzione lascia molto a desiderare. A parte le cosette fatte in questi ultimi giorni, qualche maniglia o qualche vetro sostituiti, mancano proprio i suppellettili, banche e sedie e mai dovrebbero mancare, come sta succedendo da molti mesi ormai, la linea telefonica e il collegamento internet in alcuni plessi. Gli spazi verdi sono poco curati, facciamo lezioni dal vivo con gli animaletti che ci passeggiano intorno. Ci impegneremo per rendere gli ambienti scolastici confortevoli e organizzati, sia dentro che fuori. La scuola sarà un luogo sicuro, dove i genitori potranno lasciare tranquillamente i propri figli. Ma il problema grosso che incombe sulla scuola, un problema molto serio, è il calo degli iscritti. E se non si troverà una soluzione, questo porterà l'istituto a perdere la sua autonomia, cioè noi verremo accorpati a Maida. La politica in questi anni non è stata attenta a questa situazione. Parecchi alunni si sono iscritti in altre sedi perché il servizio pulmino era ed è gratuito. Ebbene, anche qui da settembre lo sarà. Se la scuola è obbligatoria e gratuita, anche il servizio scuolabus lo deve essere. Inoltre va fatta una politica di accoglienza con gli immigrati affinché i loro figli non rimangano nelle case mentre loro vanno a lavorare, ma mediare per far capire quanto sia importante che frequentino un ambiente scolastico. È necessario lavorare per mantenere l'autonomia della scuola. Se la perdessimo, ne perderebbe tutta la comunità. E in essa, con progetti mirati, cercheremo di portare avanti il discorso della tutela della natura.
Le problematiche sicuramente sono tante, per questo ormai le parole non servono più. È tardi per esse e troppo se ne sono dette. Servono invece proposte concrete che noi stiamo ponendo alla vostra attenzione e dopo il 10 giugno speriamo di poterle trasformare in fatti se voi ci aiuterete a vincere questa competizione elettorale. Insieme, perché il comune non è un luogo a sé, non è la stanza dei bottoni distante chilometri e chilometri dalle persone, ma è il luogo in cui insieme si decide, in cui insieme possiamo cambiare le sorti di questa meravigliosa comunità. E saremo in mezzo a voi, come lo siamo sempre stati, e con voi, e passo dopo passo, tornerà la fiducia nelle istituzioni. Sfido chiunque mi venga a dire che le mie sono solo parole. Io non sono abituata a fare parole, sono invece convinta che con impegno e dedizione tutto ciò può essere realizzato, perché al centro di qualsiasi azione amministrativa ci deve essere sempre la persona. Io ci credo. C'è una bellissima frase di Cesare Pavese che dice: un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c'è qualcosa di tuo e anche quando non ci sei resta ad aspettarti. Facciamo la nostra questa idea di paese. Aiutateci con il vostro sostegno a ridare a questa nostra comunità la dignità e la speranza che si sono perse nel tempo. La politica che cos'è, se non quello strumento assai importante per cambiare la vita della donna e degli uomini, per offrire un sogno, una speranza, un futuro soprattutto alle ragazze, ai ragazzi, alle giovani generazioni. E io questa sera a tutti voglio rivolgere il mio caloroso appello al voto. Un appello al voto per questa lista, per questo sindaco, per questa coalizione che si presenta all'opinione pubblica di questo Paese con un altissimo profilo di coerenza e di qualità del suo progetto. E parlo anche alle ragazze e ai ragazzi che questa sera finalmente vedo numerosi nelle piazze. A questi ragazzi e a queste ragazze noi dobbiamo trasmettere un segnale importante. Un segnale che restituisca a loro la fiducia nella politica, la fiducia in quelle donne, in quegli uomini che intendono appunto rappresentare con rigore, con coerenza, con trasparenza gli interessi legittimi di tutta la comunità. Una comunità che vuole costruire davvero il suo futuro. Chi mi conosce sa che sono sempre stata la stessa persona, sia in campagna elettorale che in situazione di normale amministrazione, nelle giornate normali. Se sono in questo gruppo, in questa compagine, vuol dire che mi ritrovo in questa compagine con il mio modo di essere e con il mio modo di pensare. Mi piacerebbe instaurare forme di collaborazione con tutta la comunità, per continuare a dare, per aiutare. A tutti quanti rivolgo un appello dicendovi di votarci. La dittatura non fa paura agli uomini liberi. Siccome siamo uomini e donne liberi, facciamo vincere la democrazia. Non può essere a capo del paese chi ne distrugge la dignità. Grazie. Grazie Maria, c'è stato un lapsus, il finanziamento per l'asilo era da 25.000 euro e non 25 euro. Ah, ho detto grazie. Sì, c'è stato scusa, un lapsus. L'emozione. Bene, questa sera vogliamo fare una cosa più interattiva, vogliamo fare delle domande. Secondo voi, dall'1 gennaio 2018 al 30 maggio 2018, nel comune di Guringa, quanti bambini sono nati? Sparate un numero. Ve lo dico io quanti ne sono nati. Ne sono nati 8. E l'ottavo era mio figlio. È nato il 30 maggio 2018. Perché ancora c'è chi ha il coraggio di fare figli in questo paese. Dall'altra parte si parla di continuità. Ma continuando così non si riuscirà nemmeno a fare una classe. Se in un comune si fanno 8 figli arrivati a maggio, significa che se va bene a dicembre ce ne saranno 16, 17. Comunque, adesso passiamo al prossimo intervento. Parlerà Roberto Sorrenti, parlerà dell'acqua, un argomento che nelle ultime ore è diventato scottante.
ma volevo chiarire un aspetto. Noi non vogliamo strumentalizzare proprio niente. Non vogliamo avere consensi strumentalizzando chi o cosa analisi. Noi vogliamo soltanto la verità, per noi, per voi, per tutti. La verità. Quindi vi prego di essere attenti, perché Roberto chiarirà una volta per tutte come stanno le cose. Grazie. No, no, questa è come la nave. Buonasera a tutti, grazie per essere qui stasera, per averci onorato della vostra presenza. So che l'argomento che sto per trattare, che ho trattato per nelle altre serate, è un argomento che è molto a cuore, ma non è solo a cuore di Acconia. Acconia intesa come centro, perché qualcuno si dimentica, facendo all'ultimo minuto una serie di comunicati così ormai all'ultimo grido, diciamo, su Facebook, dicendo, per cercare di arrampicarsi sugli specchi. Non è, vi ripeto, solo Acconia Centro, ma ci sono anche altre situazioni, anche altre realtà, tutte le borgate, le contrade, come le vogliamo chiamare, che vivono proprio da questo punto di vista una situazione molto difficile. E benissimo. Sono stato accusato, perché io ne ho parlato di questo problema, di terrorismo psicologico. Come diceva Francesco, io non voglio fare male alla mia gente, io voglio che la mia gente sappia la verità, con la massima trasparenza. E questo perché ve lo dico? Perché guardate, io sono così tranquillo. Proprio Bea, tutti quanti i miei colleghi mi dicevano: Roberto, attento, perché il sindaco ha fatto un video su Facebook che dicono, smentiscono. Ragazzi miei, signori miei, guardate, io per professione faccio l'avvocaticchio, come ha definito lui, no? E le carte, vi posso assicurare che le so leggere molto bene. E la prima cosa che il mio maestro mi ha insegnato è quello di vedere le date. Benissimo, lui se ne è uscito stasera, a parte poi vi dirò quello che vi ho detto l'altra sera, ossia il nulla. Stasera se ne è uscito con un video e con una revoca, e con un'ordinanza, se così la possiamo chiamare, per quanto riguarda la zona di Calavrici e Bonini, se non vado errato. Sì, esattamente. Vedete, ieri sera, mentre quando lui vi parlava, no? Già aveva questa carta. Domenico, per favore, gliela distribuisce ai signori. Ne ho fatte 200 copie stasera, non 20 come l'altro. Perché vedete, io vi voglio mettere a conoscenza di queste cose e non nascondervele, non strumentalizzarle. Mi potete dire, molte persone mi hanno detto in questi giorni, però voi potevate sapere, cioè, signori miei, io oggi sono andato per l'ennesima volta 3 ore per prendere un foglio, ho dovuto scomodare la segretaria comunale, perché ieri sera il sindaco ce l'aveva in tasca questo, ma non ve l'ha tirato fuori. Fa riferimento a Calavrici e Boni, ma perché, scusate, Calavrici e Boni, dove stanno? In Papuasia, in Africa? Io credo che sono nel comune di Kuring e sono persone rispettabilissime come tutti e hanno diritto di sapere la verità. E allora l'ASP, quello che lui ha chiamato, è state bene attenti alle date. Lui ha detto, e ve l'ha detto chiaro, io non vedo bene questa situazione, chiamo l'ASP, perché l'altra sera vi ho dato delle analisi che facevano riferimento a un prelievo del 21 di maggio, arrivato nel comune di Kuringa il 28 di maggio 2018. Stiamo parlando di analisi fresche, non è che sto parlando dell'anno scorso. E allora che cosa succede? Che lui, per fare l'ordinanza su questa zona, ha utilizzato uno stratagemma. Che cosa ha fatto?
L'ASP gli aveva mandato una proposta di revoca, non la revoca, una proposta di revoca dell'ordinanza che aveva emesso per Acconia. E allora che cosa è successo? Questa ordinanza, questa proposta l'ha mandata l'ASP il 29 di maggio su analisi effettuate il 14 di maggio di quest'anno. Peccato però che successivamente c'è stato quel controllo interno da parte della CDB, quelle analisi che vi ho distribuito, del 21 di maggio. Quindi lui, che è arrivato nel comune di Guringa, gliel'hanno depositato il 28 di maggio, cioè un giorno prima della proposta di revoca dell'ASP. Allora che cosa è successo? Lui ha fatto un giro di carte, no? Tant'è vero che ve l'ha spiegato pure. Io non sono convinto di questa cosa, perché dice, perché l'ASP a un certo punto mi dice che potrei revocare e poi mi arrivano le analisi interne e mi dicono tutto il contrario, cioè che se c'è una situazione così disastrosa dell'acqua, quello che vi ho detto l'altra volta. E che fa? Chiama di nuovo l'ASP e gli dice: lunedì mi dovete fare le analisi. E arriva questo risultato di Calabrice, il primo risultato, ancora non è arrivato il risultato di tutto il territorio, è arrivato il risultato solo di Calabrice e Bonì, perché è una situazione disastrosa. E allora che fa lui? Per giustificare, per dire guardate che tutto è a posto, mette in scena una cosa. Prende quella revoca, quella proposta di revoca dell'ASP del 29 maggio, la infila in quella dichiarazione che lui ha fatto di oggi. Ma che c'entra? Tu stai mischiando le carte. Se le analisi sono del 4 giugno e ancora non ce l'hai tutte, come fai a mettere una proposta di revoca di 5-6 giorni prima se ancora le analisi non ce l'hai? Come fai? E allora vi ripeto, perché, io sono un avvocaticchio, però le carte me le vedo, no? Allora il 5 giugno, protocollo 3572, l'ASP esattamente alle 15.02, quindi poi la sera avete il comizio qui da voi, ma questo non ve l'ha fatta vedere, è Roberto Sorrenti che ve la fa vedere, e insieme possiamo che ve la fa vedere, non il sindaco, non chi è autorizzato, non chi è l'autorità massima in pubblica sicurezza, vi nasconde queste cose. E allora parliamo di cose serie, gli arrivano queste cose, non va a Calabrice a Bonì a dirgli guardate che ci sono 200 coliformi, non glielo va a dire. Se non fosse per me che sono andato stamattina al comune a prendere queste carte, non l'avrebbe neanche fatto oggi l'ordinanza. L'ordinanza doveva essere fatta immediatamente appena hai in mano le analisi, non dopo un giorno. E da onesto sfavorevole, è quello che noi abbiamo pubblicato, perché non abbiamo problema di smentita alcuna. E gli dice il sindaco: provvedi immediatamente a informare adeguatamente i consumatori, non dopo un giorno, immediatamente, e deve riferire tempestivamente a questa unità operativa in ordine a le cause determinanti la conformità della qualità delle acque rilevata al controllo effettuato. Infine il sindaco è tenuto a dare immediata comunicazione, non quando ti conviene, non quando ti conviene. Ebbene, non dovevo essere io stasera a scatenare un casino perché alcuni abitanti potessero sapere di questa cosa. E vedete, signori, ancora per Acconia e per Guringa, dove vige l'ordinanza, perché non l'ha revocata l'ordinanza, quel foglio che vi fa girare è una letterina che mia figlia può fare alle scuole elementari. Non è una revoca di ordinanza. Bravo. E questa è la trasparenza, signori miei, perché sulla vita delle persone io non ci speculo e non voglio che nessuno ci speculi. E allora, perché vi continuo ancora su questo discorso, perché non vi ha parlato della trivellazione? E credo che l'avete vista tutti, la trivellazione di fronte ai chef cucine. Non ve l'hanno detto?
che lì ci doveva essere fatto un controllo stagionale per un anno, 4 controlli in un anno, e volevano immettervi quella trivellazione, quindi quel pozzo fatto accanto per farlo apparire lo stesso pozzo senza le preventive analisi. Questo non ve l'ha detto? Non vi ha detto che ha trivellato a Favarella accanto sempre lo stesso pozzo? E ve l'ho detto io l'altra sera, non ha trovato neanche l'acqua con 30.000 euro. Ma prima di mettere nel pozzo, caro ingegnere Pallaria, qualsiasi tipo di acqua, si è pregato di fare le analisi come Cristo comanda, perché qui ci stanno persone, bambini, ci stanno persone anziane, malati, e non possono soffrire o stare in una condizione di incertezza assoluta. Io non faccio terrorismo psicologico, io dico la verità e voglio che la verità sia sovrana. Se sbaglio, ve lo poteva dire prima se avessi sbagliato io, ma non l'ha fatto. Vi ha fatto un giro di parole, di leggi, di riferimenti, di accreditamenti della società, delle società che devono fare questa analisi. Ma poi alla fine lo sapete che cosa vi ha detto? Signori miei, non vi preoccupate, perché basta che vi lamate le mani, perdonatemi, ditemi se non è vero questo che vi ha detto. E più e mia nonna, che aveva, ma non c'è più, che aveva 96 anni, analfabeta, l'avrebbe capito. Signori miei, non vi preoccupate, perché basta lavare le mani per abbattere i batteri. E col detersivo, vi ho detto, no? E allora scusatemi, no? Io ho le mani piene di detersivo, me le devo lavare sotto l'acqua e quindi mi prendo di nuovo i batteri. E l'ABC, cioè, voglio dire, ma di che cosa stiamo parlando? Di che cosa stiamo parlando? E glielo dice uno, chi glielo dice uno studio dentistico che deve lavarsi le mani o fare un'incisione e lo sciacquo con l'acqua? Chi glielo dice a persone che hanno parlato a casa? Che devono, oppure chi vuole fare una comune igiene intimo, oppure scusatemi, lavatevi i denti col detersivo, fatevi gli sciacqui col detersivo. Ma che si dice, che si racconta? Ma siamo proprio nella pazzia più assoluta. Il colluttorio, sì, il colluttorio. Allora, a questo punto, dico io, no? Visto che c'erano tutte queste cose da fare, si potevano benissimo fare. Tanto una volta già ci hanno tentato e l'ASPA li ha bloccati con un pozzo, e ve l'ho spiegato già l'altra sera. Ma potevano immettere, no? L'acqua della diga, che era dai canaletti, giusto, ne capiscimo, nella rete idrica. Guardate, signori miei, io, cioè, la prendo un po' così perché è troppo serio il discorso. Ma scherziamo. Ma cioè, io non so davvero, non so se ridere o piangere. Ma di che cosa stiamo parlando? Voi pagate l'acqua potabile e vi dice pure che ma ormai chi la beve l'acqua del rubinetto? E per chi è a Roma, a Milano, a Torino, da dove la prendono l'acqua? Dal rubinetto, perché è sicura. E che se, questa è la giustificazione che va dato. Questa è la giustificazione. Non è che vi ha detto, signori miei, perché poi vi hanno detto, sia Maiello che l'attuale sindaco, vi hanno detto, effettivamente la situazione dei pozzi è quella che è disastrosa. E sente Dio, uno più uno, vi ripeto, fa due. Se la situazione dei pozzi è disastrosa e l'acqua va in quelle vasche, e l'ASPO vi dice che non possono neanche essere disinfestate quelle vasche, come fa ad essere buona l'acqua? Che me lo spiegasse! Può essere buono un giorno perché Angelo Trovato va a clorarla all'inverosimile, ok? Ma non può essere buona il quarto e il quinto giorno perché Angelo Trovato, scusate se utilizzo il suo nome, perché è stato messo in ballo, che fa il suo lavoro anche di domenica senza essere pagato, no? Clora di più l'acqua, ma non la può clorare all'eterno, in eterno quell'acqua in più. Perché se la cloro in eterno è sempre con una massiccia dose di cloro, è tossica. Quindi di che parliamo? Di che cosa discutiamo? Su che cosa dobbiamo arrampicarci? Sugli specchi? Su una cosa importante ci si arrampica sugli specchi? È la verità che regna sovrana. E allora, non posso non dire poi certe cose, no?
mi dovrebbero loro spiegare perché l'ASP, perché poi vedete oggi poi andando sono andato a trovare pure altre carte, perché poi mo ormai hanno tutti paura e me le danno subito, no? Che sta qua la realtà. Senti Dio, poi ho trovato di nuovo, ho trovato delle altre carte, sempre dell'ASP, vi ripeto, non si vede, ma sono sempre dell'ASP, dell'ASP del 19 gennaio 2017. Vi ripeto, quelle che vi ho mostrato l'altra volta erano del 2015. Queste sono del 19 gennaio 2017, protocollate al comune con il numero 498, e del 6 febbraio 2017, che è un sollecito. Quindi loro manco l'hanno sentita l'ASP su quello che gli diceva. E che succede? Altro che vi dicono il finanziamento. Sì, mo finanziamento è mo. Sta storia parte dal 2015. Tu hai nascosto tutto. Non hai fatto, anzi, una sommorgenza l'hanno fatta e mo vi dico come l'hanno spesa. Come l'hanno spesa. E allora, il 19 gennaio 2017, l'ASP gli dice: serbatoio località Turrina, serbatoio Boni, serbatoio Ergati, ve ne dico tre, ma ci sono 67 fotografie. Vi dice: gli infissi, le tubature, gli organi di manovra, la scala comprensiva di ringhiera sono arrugginiti, le pareti e il soffitto si presentano umide, con stillicidio, cioè ci piove dentro. Di acqua dal soffitto, non esiste reazione, le pareti e i pavimenti non sono lavabili e disinfestabili, non esiste un impianto di corazione, ma di che parliamo? E oltretutto, scusatemi, io no, è il mio modo di essere, non voglio, posso sembrare arrabbiato, però è una cosa troppo, troppo delicata per passare in secondo piano. Ma poi gli fa un sollecito un mese dopo, nel 2017. E gli dice: in riferimento alla nostra comunicazione del 19.1 presso il protocollo del vostro comune registrato al 498, non avendo avuto tutt'oggi alcun riscontro con la presente, gli danno 15 giorni, un sollecito di 15 giorni che deve dare, di dare la comunicazione immediata di questa situazione all'ASP. Non è Robert Sorrent che te lo chiede, non devi dare giustificazione a me, ma a voi deve dare questa giustificazione. Voi siete quelli che materialmente lo utilizzate, unitamente a me e a tutti quanti gli altri. E ci gira intorno, ci gira sempre intorno. E vi domando il perché. È sempre lo stesso il perché. Perché in campagna elettorale questa cosa dà fastidio. Purtroppo è scoppiata adesso. Che ne potevo sapere io? Che una persona molto vicina a lui, molto vicina a lui, mi dicesse sta situazione particolare. Non lo potevo immaginare, eppure mi ha fatto una chiamata e da lì è scattato tutto. Questa è la realtà, ma siccome non voglio dire le persone, i nomi, perché sennò poi vengo accusato che vado a dire il nome delle persone, vogliate capirmi, vi dico che è una persona molto amica e ci mangia spesso con lui, e mi ha detto: Robè, quello che ho potuto vedere e assistere di fronte ad altre persone che volevano celare tutto, perché sennò succedeva un casino, non ce l'ho fatta più. E da lì è partita la mia ricerca. Non perché io dovevo nascondere a voi qualcosa. Io l'opposizione l'avrei fatta prima. E avrei cavalcato l'onda. Io oggi non sto cavalcando l'onda. Vi sto dicendo quello che ieri sera lui non vi ha detto. Non vi ha detto che materialmente doveva emettere un'ordinanza per Calabria e Borici, girando intorno. E non vi ha detto che ancora le analisi fatte all'ASP il 4 giugno, tutte quante, non sono ancora arrivate, perché quelle più urgenti sono arrivate e sono quelle che, per cui lui ha emesso l'ordinanza. Quindi, poi, signori miei, parliamoci chiari, ma magari a Dio la stagione dell'acqua fosse tranquilla e beata, io sono il primo che ne sarei contento. Ho due bambini piccoli, secondo voi Io dentro di me come mi devo sentire? Non so neanche io che cosa devo fare. Se il mio suocero mi deve portare l'acqua da Migliuso per bollire l'acqua, che vi devo dire? Cioè, vi dovrei prendere in giro? Non vi dovrei nascondere tutto questo? E no, io non ce la faccio. Sono così. E allora vi dicevo di una cosa. Vi dicevo di un altro, perché Roma Tisi, vedete, sempre quella zona, che poi arriveranno le analisi pure di Roma Tisi e di Torre Vecchia, che non è distante da Conia Centro, dove vi ricordo che lì i coliformi erano 300 e maggiori di 300. Cioè, se anche clorassi al massimo l'acqua, mi scendono a 200, ma non mi scendono di più.
salvo che non si fa quel discorso che vi ho detto io l'altra volta. Svuoto le vasche, quello a brevissimo termine, vi dico, signori miei, non toccate l'acqua per un giorno e cloro, vi ripeto, tutte le vasche con un cloro in quantità industriale tale da bruciare tutto quello che c'è, perché il cloro alla fine è parachina, parliamoci chiaro. Quindi non può andare in una tubazione, no? Quindi poi bisogna svuotare la tubazione, lavare la tubazione, le vasche e rimettere l'acqua pulita. Questo è quello che bisognava fare nell'immediatezza. Non vi ha detto che lo faceva. Io gli ho detto, ti do questa proposta da fare, perché io ho contattato un biologo e gli ho detto quello che dovevamo fare. Non perché io l'avvocato faccio, non faccio il biologo, non faccio né il tecnico comunale, però quantomeno la decenza di andarmi ad informare. E allora vi dicevo di Roma Tisi. Beh, c'è stata, l'altra sera vi girava un finanziamento che ancora non si sa quando arriverà. Io vi dico un'altra cosa: hanno speso 90.000 euro per non fare nulla, per non fare nulla. E vi dico subito che cos'è. Sono quelle cose che vi ho detto l'altra sera, ma ho trovato la delibera di giunta comunale del 28 luglio 2015, quindi loro sapevano sta cosa, e in più poi ancora non l'hanno neanche finita sta sommorgenza. Sommorgenza significa che è necessario fare subito degli interventi, che poi non sono andati neanche a termine. Allora, località di Iancarella 4 dovevano fare quella tratta che poi si è fermata improvvisamente, e gli hanno dato 7.000 euro e in più 11.000 euro per l'acquisto del materiale. Questa condotta non è arrivata a Macuringa. Poi Pozzo Pip, località Callipo e serbatoio Roma Tisi, sono così 27.000 euro, 2.900 euro, 3.294 euro, 4.876 euro e 3.082, sono all'incirca quasi una quarantina d'euro, 40.000 euro, 40.000 euro. E qui riguardava una soluzione di una pompa sommersa, un quadro elettrico, vari servizi di autospurgo, adeguamento e serbatoio delle fonti collegate. C'era un discorso da fare su una zona del serbatoio, questo riguarda il serbatoio di Roma Tisi e altre zone. Beh, sono stati spesi 10.000 euro per l'acquedotto di Roma Tisi, ok, per fare una condotta che non è andata e non potrà mai andare in funzione. 200 metri di condotta, un tubo di un pollice per servire 67 famiglie. Io il tubo di un pollice, lo sapete dove ce l'ho? Sulla mia casa, che è di 3 piani. Spiegatemi voi come fa a servire 67 famiglie. Oltretutto questa condotta doveva andare da Filadelfia, che sarebbe poi Trecarlini, a Roma Tisi. Se a Trecarlini manca l'acqua pure a loro, quale acqua ti devono dare? E allora chi dovevi foraggiare? Uno. E questo lo sanno benissimo gli abitanti di Roma Tisi, ma lo ricordo. Poi, dopodiché, c'è serbatoio località Castellano, Favarella, Turrina, Boni Ergati, 20.000 euro per l'installazione di impianti di clorazione automatici. E dove sono? Non sono andati mai in funzione, non li hanno mai inseriti, non li hanno mai montati. Ma cioè, ci rendiamo conto? E poi ci dicono che noi facciamo demagogia, che facciamo terrorismo psicologico. Tu hai speso 90.000 euro per fare che? Niente. Perché la stazione è questa. Niente. Di che cosa stiamo parlando, vi dico? Ma poi, quello che voglio dirvi, oltretutto, no? Al di là di queste cose, questo non va bene. A Cerzeto, vicino dove sta l'assessore ai lavori pubblici, è da anni, da oltre 5 anni, e gliel'hanno pure promesso che gli dovevano fare una fogna, una cosa molto semplice, una fogna, e non gliel'hanno fatta. E poi ci dice tutto quell'ambaradam che per risolvere il problema, vi ripeto, non vi preoccupate, e giustamente che vi doveva dire, dice, non vi preoccupate che vi lavate le mani. Io non so se materialmente le mani lui intendeva che ce le dovevamo lavare con l'acqua di Lourdes, ma se no altrimenti non credo che ce le possiamo lavare come Cristo comanda. E vi ripeto, voi state pagando acqua potabile, non acqua dei canaletti do consorzio e bonifica, eh? Ed è una distinzione, è acqua utilizzata per il consumo, consumo,
consumo umano. E l'è scritto pure in quelle parole, in quel video, in quella specie di ordinanza, che non è manco un'ordinanza, che lui ha messo in giro in rete, su Facebook. Consumo umano. E dov'è sto consumo? Come facciamo a fare un consumo? Come facciamo a utilizzare l'acqua per il consumo, per berla e fare tutto quello che bisogna fare quotidianamente? E allora, questo riguardava l'aspetto tecnico, che penso sia stato molto chiaro in questo senso, e voglio che mi venga smentito, voglio che me lo dica, ma di questo voglio che si parli, non che noi abbiamo paura di fare il confronto. Sotto il profilo politico, poi, voglio fare alcune osservazioni. Io ringrazio l'amico Tommaso Lorusso. L'altra sera c'è stato il Comune Securing, mi vuole così tanto bene che quando ha annunciato un suo candidato, ha detto: adesso sale sul palco Roberto Sorrenti. Io ti voglio bene, amico mio, lo so che mi volevi nella tua squadra, ma mi dispiace, io in questa condizione, e nascondere queste cose per me, cioè, è perdere di dignità e di moralità nei vostri confronti, che è la cosa principe. Poi stanno facendo il finimondo, perché Peppe Fria, l'amico Giuseppe Fria, perché è un amico, è una persona di voi, gli ha detto quella parola: io voglio la tua testa. Ma lo sapete perché? E poi oltretutto voglio la tua testa in termini politici, non è che materialmente cominci a mettere la ghigliottina, cioè, voglio dire, no? Cioè, voglio dire, in un discorso, in una animosità politica, no? Ci sta pure. E non è che ogni cosa bisogna strumentalizzarla, no? Ma vi spiego pure il perché. Vi spiego pure il perché. Perché, vedete, non è possibile, e io lo so, quella sera, quando sono salito sul palco, io ho detto, perché sono salito dopo Giuseppe, perché mi ha presentato quella sera, ho detto: Giuseppe, sei proprio arrabbiato. Io lo sapevo il perché, e quella sera ho voluto evitare. Ma è brutto, guardate, e fa male andare in una casa, gli amici, e dirgli che tanto a te ti accatta. È una cosa bruttissima, è una cosa davvero umiliante, umiliante. E se di qua non credo che sia comprabile. Giuseppe Fria, e non lo devo difendere io, e non lo devo dire io, perché voi lo vedete ogni giorno, è una persona che magari non ha la sua stessa dignità, tra virgolette, capacità culturale, ma è una persona, prima di tutto, è uno di voi. È uno che sta in mezzo a voi H24 per 365 giorni all'anno e che vi risolve ogni problema ogni giorno senza mai chiedere nulla, nulla. E poi scusami, se per te, come detto Curing, l'hai ripetuto qui, è un zero grammi. È uno zero grammi, io lo ripeto, perché guardate, poi dice che noi offendiamo, no? Io mi ha detto pure che faccio l'avvocato difensore della lista e sono contento, a gratis, però sono contento. Poi ci dice che sei uno zero grammi, e boh, ma lo dici tu, a noi non importa, per noi Giuseppe è una risorsa e lo è sempre stata, e fino a quando ti è convenuto, fino a quando ti è convenuto lo è stato pure per te. Lo è stato per te per 8 anni, ma non ti conviene più perché se n'è andato, perché non gli stavano bene più determinate cose. È questa la verità, ed è una verità che fa male, però è questa. E poi ci si fa una disserzione, un comizio infinito sulla coerenza. Evviva la coerenza, ma chi ce l'ha? Scusami, carissimo collega, perché un collega l'ha fatto, non voglio fare neanche il nome, ma tu l'altra volta dove eri candidato? Con chi eri candidato? A chi hai massacrato l'altra volta negli ultimi comizi? Io me lo ricordo molto bene. Hai preso di punta a Pallaria, dove sei oggi candidato, e la UACC comunque in terra, come dice un sindaco tuo Pallaria, naturalmente. Ma allora, di che cosa parliamo? Qual è
questa coerenza? Qual è questa lezione che mi devono far passare o che vi devono inculcare nella testa? Che Giuseppe Fria ha fatto il salto della quaglia? No, Giuseppe Fria si è difeso. E l'unica cosa che doveva fare era uscirsene prima, e ha lasciato pure la prebenda che tu gli dicevi che stava lì per quello. Non l'ha voluto più, se non stava fino alla fine, no? È stato lì per la gente, perché ha un senso di dignità nei confronti di Aconia prima, dove sta ogni giorno. E non si può strumentalizzare questo. Non si può, perché si calpesta la dignità di una persona. Ed è questo che si vuole passare. Però le vittime sono loro. Le vittime sono loro. Perché questo è il messaggio che vi devono passare. Il vittimismo. E allora, poi voglio dire un'altra cosa, no? Sempre sul collega di prima. Ma scusami un attimo, no? Parlando sempre di coerenza. Ma tu non eri stato portato tra quelle 14, in quella rosa di 14 nomi, no? A fare il candidato a sindaco, mi ricordo male, o ricordate male pure voi, quando dicevano, ah ma il collega, lo posso dire? No, va bene, un collega in campagna elettorale nell'altra lista, il collega Di Bella è arrivato, cioè dice, scusatemi, va bene, dall'altra lista, quando ci faccio, doveva essere il candidato a sindaco, mi ricordo male, gli è terra a mare a Patrizia Maiello. Anzi, lui ha fatto il giochino di buttarla a mare a Patrizia Maiello, da PD, per poi salire lui. Però peccato che è arrivato al soccorso e ha sempre a Patrizia Maiello, giustamente l'avrei fatto pure io, uiettavo da scala. Chi la fa, se l'aspetti, no? Parlando sempre di coerenza, perdonatemi, parlando sempre di coerenza. E allora, cioè, voglio dire, mi domando, e glielo chiedo, no? Perché ti sei candidato? Se tu dovevi essere, sei candidato nella lista dell'attuale candidato a sindaco, perché ancora non ho capito chi sia, sinceramente. Perché ti sei candidato in questa lista se tu dovevi assurgere ad essere un candidato a sindaco? È una diminuzione, no? E allora mi domando, si tratta di coerenza o di convenienza? Questo dovete giudicarlo voi. Io vi pongo il punto interrogativo e voi lo giudicherete poi l'elezione. Poi un altro chioso, io devo rispondere su tutto. Devo dire all'amico Tony Maiello, perché è giustamente un amico, quindi tu poi l'altra situazione, no? Questa doveva essere un altro, cioè loro stessi vi hanno detto ci sono stati dei riverbi con il sindaco, vi dicendo, perché lui voleva fare il candidato a sindaco. Lo ricordo, perché chi starà in realtà ha fatto una riunione con 30 persone e è andato casa per casa, è venuto al mio studio e mi ha detto, tu sei convinto che ci candidiamo, tutto a te, vi dicendo, gli ho detto, guarda, io non vedo la condizione politica per fare questo tipo di discorso, è venuto anche da me e quindi ve lo testimonio io in prima persona, poi mi possono pure smentire, ma è così. E quindi, dicendomi peste e corna su Pallaria, ma l'ha fatta con molti di voi questa riunione, e andate in giro a trovare quasi i candidati. E mi senti Dio benedetto, pure tu volevi fare la lista in contrapposizione a Pallaria, e poi alla fine, non si sa per quale arcano motivo, e questo dovete saperlo voi, no, che se no poi dici che io dico troppe cose, guarda caso ti sei inginocchiato al re e ti sei candidato in quella lista, e che sia sempre una questione di coerenza. E poi nasce una domanda spontanea, scusatemi, no? E allora ci incolpano che diciamo cose che diamo addosso agli avversari, ci incolpano di tutto. E allora io faccio delle domande molto semplici, molto lineari, che può capire la gente comune. Dov'è questo gruppo, se ci sono stati tutti questi litigi? Dov'è questa amalgama di quest'altra lista che loro paventano? E scusatemi, no? Quando sono entrati nelle vostre case, in molte delle vostre case, che cosa vi hanno detto? Ve lo dico io, signori miei,
Non vi preoccupate, quando questo è successo, quando hanno trovato l'attuale candidato a sindaco, hanno detto non vi preoccupate, tanto ci siamo noi. È vero? Quindi che significa? D'altronde è la continuità. E chi sta a continuità? Ma non c'è un amalgama. Se io ammetto a voi elettori che c'è un litigio e io mi devo trovare domani un gruppo che si ammazzano, come hanno fatto fino alla fine di questa tornata elettorale, e allora quale stabilità gli do a questo paese? Quale speranza gli andiamo a dare a questo paese? E questa è la realtà. Ma l'attacco nei nostri confronti non è altro che il sintomo di creare delle zizzanie, di infangare, di ingiuriare, di offendere persone che fanno parte di un gruppo, che fanno parte di una lista, che hanno messo la loro faccia e la competenza al vostro servizio, nell'interesse di un meraviglioso paese, tutti i giorni, 24 ore al giorno, per 365 giorni all'anno, e non solo la domenica o il sabato, nel bar o poco più sopra. E questa è la differenza fondamentale tra loro e noi. E allora, poi, voglio fare un ultimo passaggio su un altro amico che non so se ha parlato, mi sembra che non ha parlato ieri sera qui, che è l'amico Antonio Frucci. E beh, questa è stata una cosa davvero, credete, pesante. Un attacco, ci si dice, voi ci sono nella vostra lista persone che col bisturi carpiscono il voto, no? Cioè, comunque, chi ha il bisturi va a minacciare con la pistola o con un bisturi a cercarvi il voto, no? E allora dico, ma questo quando dice l'intervento, secondo me, non ha guardato la trave che è nell'occhio. Perché questo lo dico? Perché, signori miei, l'arte del fare il medico e la passione che deve avere un medico, oltretutto gratuita, non può essere messa al vaglio in una campagna elettorale. E questo non l'ha detto Roberto Sorrenti, ma l'ha detto l'altra squadra. Noi non abbiamo attaccato, noi stiamo purtroppo rispondendo a delle offese, ma non perché vogliamo parlare di offese, perché, vedete, la dignità e la missione che ha un medico va sopra ogni altra cosa e non può essere toccata da nessuno, indistintamente. E poi la persona che viene curata, se vuole dare il proprio consenso liberamente, lo può dare. Ma d'altronde, dico io, amico Antonio Frucci, capiscimi bene, nella tua lista mi sembra che hai altri due medici. E quindi non hai solo offeso questa lista, ma hai offeso anche i componenti della tua di lista, perché anche loro utilizzano un bisturi. E di questo non te ne sei reso conto. Non te ne sei reso proprio conto. Le cose non si dicono, non si apre la bocca tanto per buttare fuori aria. Quando si parla si devono pesare le parole. Ebbene, non voglio fare poi riferimento a quell'altra situazione che lui ha detto, che ho fatto riferimento a me, no? Che il comune dà anche il posto di lavoro. E vi dice, se c'è la possibilità, perché non me lo dà? Proprio tu non lo devi dire. E basta. E non vado avanti. E allora, perché quando uno parla deve capire che cosa va a dire e a che cosa va incontro. E allora mi rivolgo a tutti voi, signori, mi rivolgo col cuore in mano nei vostri confronti. Io non vengo a chiedervi casa per casa il voto, perché deve essere un ricatto. Io non vado a trovare i bulgari casa per casa, perché me li devo portare a votare, o gli porto al comune per fargli fare la tessera elettorale. Io questo non lo faccio. Io voglio, desidero il
vostro consenso, il consenso dei cittadini del comune di Coringa, di chi abita questo paese, di chi lo ama fino all'ultima goccia di sangue, fino all'ultimo respiro. Perché ognuno di noi ha investito in case, in famiglie, nel fare dei bambini, e ha investito nelle proprie attività. Io a voi mi rivolgo, al vostro cuore, alla vostra libertà. Ci metteremo l'impegno e saremo sinceri, saremo trasparenti. Se ci sarà il problema ve lo diremo. Però ci metteremo la volontà, la forza e l'impegno per risolverlo. Qualcuno ha detto anche che un quarto della lista Insieme Possiamo non è residente nel comune. Se vincono loro ad Aconia non vedrete nessuno. Beh, Peppe Ferria è H24, io un po' di meno. Però, visto che ci piacciono i numeri, diciamo che sto tra via Dante Alighieri, via Manzoni, più o meno 12 ore al giorno, per 6 giorni. Per un mese, per un anno, ho fatto i conti, sono 3.456 ore che io sono in mezzo alla strada. Quindi se qualcuno mancherà gli farò da sostituto, il supplente. Non vi preoccupate. Bene, passiamo all'ultimo intervento. Lo farà il nostro caro amico Arci. Un applauso. Prego, Arci. Buonasera e benvenuti naturalmente. Dopo l'intervento di Roberto, che ha spiegato in un modo egregio quelle che sono le situazioni della potabilità dell'acqua, parlare di altri argomenti diviene molto, come dire, molto difficile. Però insomma anche su questo evitiamo di fare delle strumentalizzazioni. Poi chi è dalla nostra parte ci dirà naturalmente vedi, l'acqua non è potabile. Chi è dall'altra parte dirà Roberto è arrivato all'ultimo momento. Ma questi, vedete, sono cose di campagna elettorale. Cioè io in questi giorni ho assistito a delle arringhe dove dicono che effettivamente sono sconcertati dei livelli e dei toni in questa campagna elettorale. Io non ho visto niente di strano, assolutamente. È una campagna elettorale normalissima. Ci sono due, tre contendenti candidati a sindaco. E nello stesso tempo ci sono 26 candidati. Ma la politica, no? Che cos'è? È quell'elemento che in fase di campagna elettorale ti serve come strumento per andare a chiedere il voto. Andare a chiedere il voto proponendo il tuo programma, quindi mettendo in evidenza quelle che sono le tue capacità, il tuo modo di essere, il tuo modo di fare. E nello stesso tempo è legittimo che si vada, non dico a screditare, ma a mettere in evidenza quelli che sono i limiti dei tuoi avversari, non nemici assolutamente, dei tuoi avversari. E questo che si sta facendo assolutamente nel massimo del rispetto delle persone. Tant'è che se poi qualcuno non gli piace essere additato, o meglio, se qualcuno da noi non è stato considerato, poteva anche evitare di presentarsi, poteva evitare di stare a capo di una lista, o quantomeno poteva tranquillamente farsi una terza lista e noi sicuramente non avremmo parlato di lui, l'avremmo parlato di lui come un candidato a sindaco e dei suoi candidati. Ma se lui si è candidato per avere la continuità con l'amministrazione uscente, automaticamente si deve prendere l'onere e l'onore di rispondere a quelle che sono le nostre richieste, quelle che sono le nostre domande. Assolutamente, è legittimo, è campagna elettorale. E vedete, dico questo perché, per un dato certo, il candidato a sindaco ufficiale, il candidato a sindaco ufficiale dell'altra lista, ha
entrato in campagna elettorale postando un manifesto con 23 milioni di euro, opere, eccetera, eccetera. Cari miei, e allora è andato nelle case, noi abbiamo fatto questo, porteremo avanti quest'altra cosa nel seguito della continuità, eccetera, eccetera. Però si deve pure prendere quelle che sono le nostre critiche. E noi che cosa abbiamo fatto? Noi stiamo solo ed esclusivamente criticando quel modo e quella politica clientelare che è stata portata avanti da quell'amministrazione. Una politica che ha guardato sempre ai personaggi mai alle persone, una politica che ha guardato sempre a quelli che erano gli scopi e gli interessi futuri senza tenere in debita considerazione quelle che erano le esigenze dei singoli cittadini. Tant'è che l'acqua è una dimostrazione, no? È meglio non parlare perché in quel momento tu puoi avere un ritorno negativo dal punto di vista elettorale. Ma allora io vi dico questo. Vedete che se la stessa identica cosa noi la guardiamo da un'angolazione differente, quello che oggi può sembrare un agnello, dall'altra parte potete stare tranquilli che è un lupo. Vi dico questo in modo che possiate capire. Io sono stato accusato, quindi in questa pubblica piazza questa sera, io ho il diritto di rispondere alle accuse che mi sono state rivolte. Gli altri devono rispondere alle accuse che porgo io, ma quelli che hanno avuto l'onere e l'onore di candidarsi e di venirvi a chiedere il voto per se stessi, non per gli altri. È facile che io vada a chiedere il voto per Vincenzo Serrao o per un altro, ma io ho gli attributi per chiedere il voto per me stesso? Dipende. E queste persone che cosa ho detto? Ho fatto solo una considerazione del tutto politica, dicendo che Vincenzo Serrao, il dottore Serrao, è stato 5 anni fa oggetto di una arringa da 4 persone che poi si sono chiuse in 3 liste. Ma lo scandalo di questa mia affermazione dove è stato? Ma scusate, Roberto Sorrenti adesso è con noi, quindi da 4 siamo diventati 3. E la dimostrazione che Roberto è confluito con noi è anche oggetto, come dire, di una più ampia discussione in quanto ha portato con sé sostenitori e altri candidati. Invece c'è stata una persona che si è presa la briga di venire, mentre io scendevo dal palco, in un modo veemente, con il dente avvelenato, con gli occhi quasi sbarrati, additandomi e chiamandomi incompetente e pagliaccio. Ma in campagna elettorale ci sta tutto, però quando a me mi ha chiamato incompetente l'ingegnere Pallaria su come amministrare la cosa pubblica, io ho detto alto là, può avere ragione. Ma quando viene l'ultima persona di questo paese per additarmi che sono una persona incompetente, ma lui a me e a noi la competenza su quali elementi ce la può spiegare? Me lo dite? Assolutamente su nulla. Su nulla, signori miei, né dal punto di vista etico, dal punto di vista morale, dal punto di vista sociale, dal punto di vista professionale, politico, amministrativo, su nulla. Però questo mi sta pure bene, non mi sta bene però quando il candidato a sindaco dall'altra parte lo va a difendere dicendo che ci dobbiamo sciacquare la bocca perché quello è un suo sostenitore e un sostenitore di grande pregio. Ma insomma, no, io mi devo sciacquare la bocca e di questo l'abbiamo capito, per evitare problemi di gastrite e di dissenteria, e questo l'abbiamo capito. Però la bocca, dal punto di vista prettamente tecnico e materiale, se la dovrebbe bagnare lui e lavare lui prima di additare a noi determinate cose. Perché chiamare pagliacci la gente non è un qualcosa di banale, non è un qualcosa di superficiale, è un'offesa, un'offesa a quelle che sono le persone, la dignità, il modo di essere, il modo di fare. E a noi che veniamo qui sopra nessuno ci può chiamare pagliacci. Ma detto questo, la stessa identica persona
che fa? Dice: e poi vedete, questo è una persona di grande stima e di grande rispetto, che gode di grandissimo naso, al punto che si è allontanato da Vincenzo Serrao 5 anni fa. Ma quello stesso, quel naso è sempre lo stesso, perché si è allontanato anche da te? Non mi sembra che sia candidato, o no? Allora attenzione, signori miei, forse è un naso che si vuole tenere da parte e salire poi in funzione dei risultati finali sul carro dei vincitori, come ha fatto. Su di noi ne sono state dette di cotte e di crude. Abbiamo assessore alle Sterpaglie, avvocaticcio del Polo di Lamezia. Abbiamo, e su questo faccio un passaggio, abbiamo, attenzione a non votare in funzione di quello che è il nome, il cognome del candidato, poiché io, come tante altre persone, non siamo cretine. Si riferiva a un nostro candidato, a un giovane nostro candidato altisonante, sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista della rispettosità della propria famiglia. Io vi dico una cosa, che la sua famiglia, intanto noi siamo grati di avere una persona come Pasqualino con noi, prima cosa di tutto. Secondariamente, questo paese deve essere grato ad avere avuto in passato e ancora adesso una famiglia come Ferraro, ve lo garantisco io, e il nome di Ferraro può essere portato avanti in un modo immacolato, e altri cognomi dei 26 candidati non sono immacolati da macchie. Attenzione, signori, attenzione. Quando noi parliamo, noi siamo il male di tutto, siamo il male di tutto. Noi non abbiamo fatto proposte, abbiamo presentato un programma scarno, perché l'abbiamo scarno. Una volta avevamo un libro, ma non serve il libro perché servono le proposte concrete, eccetera, eccetera. Facciamo le proposte e ci dicono che invece queste proposte non sono iscritte e quindi ce le inventiamo la sera prima per la sera dopo. Ma insomma. Quindi su di noi siamo quelli che veniamo costantemente screditati. Ma signori miei, qua siamo nel comune di Curinga e ci conosciamo tutti. La storia, loro vogliono parlare di voglia di futuro, ma il futuro non lo puoi costruire se non conosci quello che è il tuo passato e non vai a descrivere dettagliatamente quello che è il tuo presente. Dall'altra parte, signori miei, c'è un gruppo che è il risultato di 10 anni di amministrazione. 10 anni che ha visto partecipi 28 candidati all'interno della lista di Mimmo Pallaria. Di questi 28 candidati sono rimasti in 4. Gli altri 24 sono spariti nel nulla. Sono spariti anche 3 delle persone a cui è stato mandato l'incarico di fare il vice sindaco, cioè la persona più importante dopo il sindaco, è la delega al vice sindaco. Di questi, tutti e tre sono stati allontanati. Perché? Ve lo dico io il perché. Perché prima si pensava che queste erano delle persone senza pensiero, senza idee, senza identità. Poi, dal punto di vista del libro paga, non li potevi scrivere e quindi aria. Dal punto di vista professionale non avevano bisogno dell'ammenda, dal punto di vista altolà chi va là non hanno mai alzato le braccia, automaticamente queste persone non sono state cacciate, queste persone l'hanno abbandonato e caro Tommaso tu sarai la prossima vittima. Le mie sono solo ed esclusivamente delle affermazioni e delle risposte in funzione a quello che mi è stato detto. Su questa pubblica piazza è stato detto da un candidato nonché assessore, attuale assessore, e se malauguratamente dovessero vincere sarà di nuovo assessore, sicuramente, che noi andiamo ogni giorno ad acquistare il voto attraverso la ricompensa di spesa.
In altri termini, si parla di voto di scambio. Questo voto di scambio che lui l'ha denunciato ulteriormente dicendo: sono venuti a casa mia portandomi delle schede, delle bollette non pagate, dice guarda pagami questa e automaticamente ti darò il voto. No, io non voglio nulla. La realtà dei fatti sapete qual è? Che in questo paese non funziona nulla. E mi prendo io le responsabilità di quello che sto dicendo. Questo significa voto di scambio. E se in questo paese ci fosse un minimo di democrazia e di valori nei confronti della libertà e della trasparenza, chi di competenza doveva andare a prendere l'orecchio e gli doveva dire: caro mio, chi è questo che ha chiesto il voto di scambio? Questa è illegittimità. Questo significa non rispettare le regole. E poi al mio paese sapete come si dice? Chi tanto si copre, qualche cosa vuole nascondere. Ma vuoi vedere che questo metodo è un metodo che lui vuole far passare che è il nostro, quando in verità da 10 anni lo utilizzano loro? E sempre su questa persona mi devo... Non sono tutti amici, però vi dico una cosa, siamo tutti amici, però nei 26 non dava stinche santo, quindi è campagna elettorale, cotte e crude, ci prendiamo a sborleffe, però la mattina dopo non facciamo i moralisti, non dobbiamo passare, noi siamo la vittima di questa politica e adesso invece Vincenzo Serra è il carnefice. Ma che stiamo dicendo, signori miei? Questi sono i risultati di quello che hanno fatto loro e lo stanno facendo passare come il problema che è Vincenzo Serra. E non mi sta bene questo. Come non mi sta bene nemmeno il momento in cui mi viene detto... C'è, è venuto una persona che io stimo tantissimo, l'agronomo eccetera eccetera, dicendomi della Lenzaranda: caro Arci, vedi, la Lenzaranda sta nel comune di Lamezia. Io chiedo scusa se ho detto questo, non l'ho visto, io intendevo dire la strada per raggiungere Lenzaranda. E dicendo questo, comunque colgo di buona lena quello che ha detto lui nell'andare a percorrere quelle che sono le strade, e insieme a lui però devo andare testualmente in quella strada che collega Casatina con San Pietro Lametino. Vediamo chi sono le aziende, vediamo le promesse elettorali che sono stati fatti 5 anni fa e vediamo se quella strada è percorribile o meno. Ah, forse quest'anno non c'è più andato, o forse perché il bitume dell'ultimo momento non è bastato. Caro Tony, io le strade li conosco. Tu vai con la squadretta, io vado con la macchina, tu parli di metri, io parlo di ettari, quindi mi posso imbrogliare sui limiti, però puoi stare tranquillo che il territorio comunale lo conosco e lo conosco bene e so quali sono anche le potenzialità di questo territorio, quelle potenzialità che tu e i tuoi adepti non siete riusciti a sviluppare e portare realmente avanti. Non avete portato avanti nemmeno un briciolo di politica nei confronti di questa terra tanto falcidiata e questa terra che potrebbe veramente dare tanto. Perché fino adesso ho parlato di quelle che sono state effettivamente delle risposte delle persone, però adesso vi devo pure dire, perché dopo arriviamo a casa e diciamo vabbè che sto qua a parlare una ora, ma insomma parla, ma cosa proponi? Io vi propongo, perché noi siamo qua non solo per discutere di quelli che sono gli altri, ma anche per metterci noi in prima linea e spiegarvi quelle che sono le nostre motivazioni. Per quanto riguarda qui a Conia, signori miei, dal mio punto di vista, da quello che vorremmo fare noi dal punto di vista dell'agricoltura, è di creare un marchio che possa tutelare veramente l'unico prodotto che possa avere visibilità, che possa dare visibilità a questo comune, che mi riferisco per l'ennesima volta, perché l'avevo promesso, che è la fragola. La fragola, come sapete, ha subito profonde modificazioni dal punto di vista prettamente tecnico e quindi produttivo, al punto tale che attualmente non abbiamo più una produzione degna di nota. Allora noi come amministrazione comunale che andremo a portare avanti una politica che vada verso quella che è la tutela. Sulla fragola non si può fare nessun tipo di
attività che sia tale da poterla giustificare in una denominazione di origine o un'indicazione geografica, perché sono delle colture che non appartengono a noi. Noi siamo solo ed esclusivamente un'area dove questa cultura è molto vocata. Allora noi dobbiamo, e poi nello stesso tempo noi non abbiamo le piante che subiscono costantemente quello che è un'evoluzione e quindi verranno modificate. Non potremmo quindi portare avanti quella che è una politica della denominazione di origine, però potremmo portare avanti quello che è il consorzio di tutela di questo prodotto. Ma prima di formare questo, noi dobbiamo dare la possibilità alle nostre aziende di poter continuare ad operare, perché signori miei, vedi proprio quelle aree che si parlava prima, non è possibile andare a lavorare e morire in un fosso perché le paratie del passaggio mancano in quanto sono state divelte, non è più possibile. Vincenzo Serrao questo non lo deve più permettere. Le strade devono essere efficienti, le aree devono essere facilmente raggiungibili. Tutti coloro i quali hanno delle aree nelle immediate vicinanze dei terreni della viabilità interpoderale la devono gestire nel miglior modo possibile. Non dobbiamo creare intralcio, dobbiamo insieme a quelle che sono le forze dell'ordine, sia come associazioni di volontariato ma anche come forze dell'ordine pubbliche, dobbiamo andare al monitoraggio di quelli che sono tutti i canali delle aziende agricole che sboccano verso il mare, perché se è vero come è vero che l'inquinamento del mare c'è, bisogna anche andare a smettere di demonizzare che il problema dell'acqua al mare sia dettata dall'agricoltura. Il problema è dettato da altri tipi di attività industriali che arrivano in quella zona. Noi dovremmo andare a creare una serie di politiche di investimento atte a valorizzare quelle che sono la vocazionalità del nostro territorio. E vi dico semplicemente com'è possibile raggiungere questi obiettivi. Ma se voi pagate quello che è un'indennità in funzione dell'utilizzo del suolo comunale ai fini agricoli, che è la terragera, automaticamente non vedo perché un motivo che Vincenzo Serrao, quale nuovo sindaco, non debba prendere una parte di questo introito e destinarlo di nuovo all'agricoltura. Cioè l'agricoltura paga, l'agricoltura deve di rimpetto deve anche ricevere quelle che sono alcune attività che li possa migliorare. Io non mi voglio più dilungare perché potrei parlare di molte altre cose, potrei parlare di quello che saranno i piani di forestazione, potrei dire anche moltissime altre cose su come investire su questo terreno, però ormai poiché non sarò io a fare, questo sarà il mio ultimo pubblico comizio in questa campagna elettorale, in questa piazza, e quindi vi vorrei ringraziare per come mi avete e ci avete accolto all'interno delle vostre case. Ci avete fatto capire che la scelta di partecipare a una campagna elettorale ancora ne vale la pena. Ci avete fatto capire che effettivamente voi avete bisogno di persone umili, di persone serie, di persone trasparenti, di persone che in alcuni frangenti sono anche banali, di persone che realmente nella loro vita si sono realizzate in tutto. E non è vero che il dottore Serrao ha bisogno di Openaggio, il dottore Serrao ha solo voglia di mettersi per l'ennesima volta in discussione, ha fatto solo ed esclusivamente una vita professionale di grande livello, di grande prestigio. Ha cucito molte pance, ha cucito molte braccia, ha cucito molte gambe, ha fatto solo il suo mestiere. Però ricordatevi, qua ci sono molti amici suoi e molti nemici. Non è andato mai a lesinare il ritorno di quello che è stato il suo codice deontologico, non l'ha mai fatto. Vincenzo Serrao è una persona per bene, sarà un sindaco dei 365 giorni, dei 24 ore al giorno, sarà un sindaco che è lì con voi, un sindaco che ascolterà le vostre esigenze e li farà un suo dovere andare a darvi poi delle risposte sacro e sante per quelli che sono i vostri diritti. Non farà mai l'errore di farvi passare quello che è un vostro diritto, farlo passare per un dovere. Farà il sindaco, farà l'uomo che è, un uomo utile, un servitore vostro, un servitore del nostro paese.
Grazie, grazie Arci. Bene, con questo intervento andiamo a chiudere il nostro comizio. Volevo solo fare un paio di battute per chiudere questa serata. Allora, qualcuno ha detto che negli ultimi 5 giorni si sono visti più articoli dell'opposizione che in 5 anni. Negli ultimi 20 ho visto più mezzi da lavoro per asfaltare che negli ultimi 5 anni, eh. E poi capita pure a me di chiedere il voto. Qualcuno mi ha detto: mi hanno messo in difficoltà. Per quale motivo? Mi hanno asfaltato la strada. La strada è un diritto, la strada è un diritto, non fatevi prendere in giro, non vi hanno fatto nessun favore, la strada è un vostro diritto e ve ne hanno privato per 5 anni. Si sono sbloccati i fondi, solo quelli dell'asfalto però, nella stanza dei bottoni solo il bottone dell'asfalto. È talmente che si è bloccato a via Notarcola, ma c'è un poruchida, via! Bene, queste 2 battute così per ridere. Volevo chiamare tutta la mia squadra a salire sul palco. Una squadra umile, una squadra fatta da persone come me che stanno in mezzo alla gente. Io sono sicuro che giorno 11 saremo tra di voi e non ci sarà più l'assessore, il sindaco. Saremmo tutti con voi, saremo tutti con voi e saremo tutti insieme, perché insieme possiamo, insieme ce la faremo, perché noi siamo questi, noi amiamo il nostro paese e noi non odiamo nessuno, noi solo amiamo, non odiamo nessuno. Volevo ricordarvi che venerdì saremo di nuovo qua, saremo qua per chiudere la campagna elettorale. Dalle 23 alle 24, è un pochino tardi, ma noi siamo uomini della notte, anche qualcuno lo sa, se passa le 2, le 3 io sono sempre in giro, casomai mi chiamate. Buona serata a tutti.